Per questo cappellino ho usato un cotone 100% numero 5, lavorato con un uncinetto numero 2 o 1,75 mm. Ho messo dei piccoli accessori che in questo caso ho attaccato con la colla a caldo a due semplici mollettine in modo tale da essere più versatile. I punti che ho usato sono punti base, per cui questa lavorazione è accessibile sia alle più esperte che alle principianti. E ho usato poco più di 70 grammi, di cotone e qualche gugliata di cotone colorato. Ho preferito una rosa stilizzata e una farfallina. Ma voi potete scegliere gli accessori o le decorazioni che più vi piacciono. Inizio la lavorazione con il cappietto e lavoreremo 8 catenelle chiuse in cerchio, nelle quali andremo per il primo giro a lavorare 24 maglie alte. La prima la sostituiamo con 3 catenelle. Faccio le 8 catenelle, chiudo il cerchio, la prima maglia la sostituisco con 3 catenelle e vado a lavorare all'interno del cerchio 23 maglie alte. Chiuderemo il giro con una maglia bassissima sulle 3 catenelle d'inizio. Vado a chiudere il giro, come vi dicevo, sulle 3 catenelle iniziali con una maglia bassissima e per gli aumenti questa volta procederemo in modo diverso. Non andremo a lavorare un cerchio completamente pieno, ma tra un gruppo di maglie e l'altro io ho lasciato degli spazi vuoti. Quindi lavoreremo in questo modo. 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta di inizio giro e 2 maglie alte nella maglia seguente. E questo è il primo aumento. 3 catenelle. Vado a lasciare 2 punti di base e nella maglia successiva vado a lavorare 3 punti alti. No? 2 e 3. 3 catenelle. Lascio 2 punti di base e nella terza vado a lavorare 3 punti alti. E continuo per tutto il giro, alla fine del quale avremo già effettuato i nostri primi aumenti. Ho lavorato l'ultimo gruppo di maglie del secondo giro, faccio le 3 catenelle di separazione e vado a chiudere sulle catenelle iniziali con una maglia bassissima. Nel terzo giro andremo a fare degli aumenti doppi in questo modo. Le 3 catenelle, la prima maglia la vado a lavorare alla base delle 3 catenelle appena eseguite. Un punto sulla maglia successiva. E 2 punti nell'ultima maglia disponibile del gruppo. Ripetiamo 3 catenelle. Nella prima maglia lavoro 2 punti. Un punto sulla seconda. E 2 punti alti sulla terza maglia del gruppo.
Ecco perché vi parlavo di aumenti doppi e continuiamo così per tutto il giro. Nel quarto giro continueremo con gli aumenti come per il terzo, effettuandoli sulla prima e sull'ultima maglia alta disponibile del gruppo. 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta e il secondo punto lo vado a lavorare alla base delle 3 catenelle appena eseguite ed ho il mio primo aumento. Un punto su ciascuna delle 3 maglie seguenti. E nell'ultima maglia disponibile vado a lavorare l'altro aumento. Come avete potuto notare, in questo tipo di lavorazione gli aumenti vengono effettuati a inizio e fine del gruppo di maglie disponibili. Ecco perché vi parlavo di aumenti doppi. Questo perché devo andare a recuperare per allargare il mio diametro i punti mancanti dovuti alla lavorazione degli spazi vuoti che io ho deciso di fare per dare una forma diversa alla corona del cappellino. Vado a fare le 3 catenelle per lo spazio di separazione, il primo aumento sulla prima maglia disponibile, che vi ricordo si lavora facendo due punti lavorati nello stesso punto di base, 3 punti, uno in ciascuna delle 3 maglie seguenti, e l'altro aumento nell'ultimo punto disponibile del gruppo di maglie. E continuo lavorando in questo modo tutto il quarto giro fino a chiuderlo con una maglia bassissima sulle 3 catenelle d'inizio. Alla fine del quarto giro abbiamo raggiunto il diametro della corona di cui necessitiamo per questo cappellino, che in questo caso misura 8 centimetri e mezzo. Adesso nel quinto giro andremo a lavorare una serie di archetti vuoti per andare a recuperare i punti che abbiamo tra una sequenza e l'altra. Vi ricordo che lo spazio vuoto è lavorato su 3 catenelle, quindi noi non andremo a lavorare negli spazi, ma sopra le catenelle, proprio per recuperare i punti di cui abbiamo bisogno. Inizio il giro con una catenella e alla base della catenella appena lavorata vado ad eseguire un punto basso. Il nostro archetto è formato da 5 catenelle. Lascio 2 punti di base e nel successivo lavoro il mio punto basso. Il secondo punto basso lo vado a lavorare sull'ultima maglia della sequenza. Il primo punto lo andiamo a recuperare in questo modo. Lascio la prima e la seconda catenella libera dello spazio e nella terza inserisco l'uncinetto e vado a lavorare il mio punto basso, che come vi dicevo recupereremo in questo modo, non lavorando negli spazi ma sopra le catenelle. 5 catenelle per l'archetto. Lascio la prima maglia, lascio la seconda e nella terza lavoro il mio punto basso. 5 catenelle, lascio i due punti di base e nel successivo lavoro il mio punto basso. Il primo punto è dato dall'ultima maglia della sequenza. Il secondo dalla prima catenella dello spazio e
Vado a lavorare il mio punto basso nella seconda catenella dello spazio vuoto. Ho ancora una catenella a disposizione, quindi lascio i miei due punti di base, 1 e 2, e nella successiva vado a lavorare il punto basso. Vedete che la lavorazione si sposta proprio perché noi dobbiamo recuperare i punti che ci occorrono per la lavorazione in linea retta del nostro cappello. 5 catenelle, lascio due punti di base e nel successivo vado a lavorare il mio punto basso. Lascio i miei due punti di base e il punto basso lo vado a lavorare nella prima catenella dello spazio. Ho a disposizione i due punti che devo lasciare, dati dalle due catenelle che mi avanzano dallo spazio vuoto, e il punto basso lo vado a lavorare nella prima maglia alta disponibile della sequenza. Catenelle. Lascio sempre i miei due punti di base e nel successivo vado a lavorare il mio punto basso. Lascio due punti e lavoro nel successivo. E sono arrivata allo spazio dove andrò a recuperare il prossimo punto. Lascio 2 catenelle e nella terza vado a lavorare il mio punto basso. Lascio 2 punti liberi e nel successivo vado a lavorare il mio punto basso. Uno e due, nel successivo lavoro il punto basso. Lascio un punto, il secondo è dato dalla prima catenella dello spazio e nella seconda vado a lavorare il mio punto basso e ho ancora una catenella a disposizione. 1, 2, 3. 4 e 5, lascio la catenella, la prima maglia e nella successiva vado a lavorare il punto basso. Lascio i miei due punti e lavoro il punto basso. Lascio due punti e lavoro il mio punto basso sulla prima catenella dello spazio. In questo caso ho libere le due catenelle che mi servono per dare spazio all'archetto e vado a lavorare il mio punto basso nella prima maglia della sequenza. Lascio sempre due punti e nel terzo lavoro il mio punto basso per chiudere l'archetto. Lascio i due punti e chiudo il punto basso nell'ultima maglia disponibile. Una e due catenelle, nella terza vado a lavorare il mio punto basso. Una e due, nel successivo vado a lavorare il punto basso. E due e lavoro nel successivo.
1 e 2, nella seconda catenella dello spazio vado a lavorare il mio punto basso e abbiamo raggiunto la fine del giro che andremo a chiudere in questo modo. Lavoro 2 catenelle e una maglia alta doppia chiusa sulla maglia bassa iniziale in questo modo. E ho il mio ultimo archetto e mi ritrovo già con l'uncinetto al centro del primo archetto del giro successivo. Iniziamo il sesto giro con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e un punto alto nell'archetto dove abbiamo lavorato le 3 catenelle. 3 catenelle, un punto basso nel secondo archetto. Catenelle, 3 punti alti nell'archetto seguente. Tre catenelle, un punto basso. Tre catenelle, tre punti alti. E così per tutto il giro. Questa sarà la sequenza di lavorazione. In un archetto lavoreremo 3 punti alti, nel successivo un punto basso e separeremo i due punti con 3 catenelle. Ho lavorato il mio punto basso nel penultimo archetto. Lavoro ancora 3 catenelle e nell'ultimo archetto un solo punto basso. E vado a chiudere il giro sulle 3 catenelle d'inizio con un punto bassissimo. Raggiungo la prima maglia alta del ventaglio con una maglia bassissima, lavoro una catenella. E inizio il settimo giro con una maglia bassa lavorata alla base della catenella appena eseguita. 5 catenelle, salto tutto l'archetto sottostante e lavoro una maglia bassa sulla prima maglia alta del ventaglio successivo. 5 catenelle, salto il punto centrale del ventaglietto e lavoro un punto basso sull'ultima delle 3 maglie. 5 catenelle, salto tutto l'archetto sottostante e lavoro il punto basso sulla prima delle 3 maglie alte. 5 catenelle, il punto basso sull'ultima delle 3 maglie alte saltando la maglia centrale. E questa è la sequenza di lavorazione del settimo giro. Lavoro il penultimo archetto con 5 catenelle e una maglia bassa sulla ma prima maglia delle 3 e chiudo il giro con 2 catenelle e una maglia alta doppia lavorata sulla maglia bassa di inizio giro. Chiudo il settimo giro e mi ritrovo già con l'uncinetto al centro del mio archetto. Inizio l'ottavo giro
con 3 catenelle e lavoro 4 maglie alte sempre nel primo archetto. Due catenelle, un punto basso nell'archetto seguente, 2 catenelle e 5 maglie alte nell'archetto successivo. Due catenelle, un punto basso in quello successivo. 2 catenelle, 5 punti alti nell'archetto seguente. Questa è la sequenza di lavorazione per tutto l'ottavo giro. Lavoro l'ultimo archetto del giro che chiudo con una maglia bassissima sulle 3 catenelle iniziali. Il nono giro lo andiamo ad iniziare in questo modo. Con delle maglie bassissime raggiungo la prima delle 5 maglie alte. In questo modo. Una catenella e una maglia bassa alla base della catenella appena lavorata. 5 catenelle, salto tutto l'archetto e lavoro un punto basso sulla prima delle 5 maglie seguenti. 5 catenelle, e un punto basso sull'ultima delle 5 maglie, saltando le 3 maglie centrali. In effetti è lo stesso giro che abbiamo lavorato al numero 7. 5 catenelle, una maglia bassa sulla prima delle 5 maglie alte. 5 catenelle, una maglia bassa sull'ultima delle 5 maglie alte. E questa è la sequenza di lavorazione per il nono giro. Vado a lavorare l'ultimo archetto con una maglia bassa sulla prima maglia alta delle 5. E chiudo il giro con 2 catenelle e una maglia alta doppia sulla maglia bassa di inizio giro. Lavoreremo il decimo giro iniziando con 3 catenelle
e 5 maglie alte lavorate nell'archetto delle 3 catenelle iniziali. 4 e 5. 2 catenelle e un punto basso nell'archetto seguente. E andiamo a ripetere l'ottavo giro, aumentando il ventaglio di un punto alto. 2 catenelle e 6 punti alti nell'archetto seguente. 6, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo. 2 catenelle e 6 punti alti. 2 catenelle e un punto basso nell'archetto seguente. E questa è la sequenza di lavorazione del decimo giro. Lavoro l'ultimo archetto. Chiudo il giro con una maglia bassissima sulle 3 catenelle di inizio giro. L'undicesimo andremo a lavorare sulle 6 maglie alte e lasciando l'archetto vuoto senza lavorazione. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 5 maglie alte, una su ogni punto seguente. Catenelle, salto tutto l'archetto e lavoro 6 punti sui 6 punti seguenti. 2 catenelle, salto l'archetto e lavoro un punto per ciascuna delle 6 maglie seguenti. E questa è la sequenza di lavorazione per l'undicesimo giro. Lavoro un punto su ciascuna delle 6 maglie sottostanti, 2 catenelle, salto l'archetto e un punto su ciascuna delle 6 maglie seguenti. La sequenza di lavorazione è questa. Vado a chiudere il giro con 2 catenelle e una maglia bassissima sulle 3 catenelle di inizio giro. Nel giro numero 12 andremo a lavorare un punto a V. Raggiungo il centro
del punto a ventagli con delle maglie bassissime, 1, 2 e 3. Lavoro il primo punto con 3 catenelle e un secondo punto alto alla base delle 3 catenelle appena lavorate. 2 catenelle di separazione e 2 punti alti al centro dello spazio vuoto. 2 catenelle, 2 punti alti al centro del punto ventagli. Lavoro lasciando 1, 2, 3 maglie alte e al centro vado a lavorare il punto a V. 2 catenelle, un punto a V nello spazio vuoto. Due catenelle, lascio 3 punti e al centro del ventaglio di 6 maglie vado a lavorare un punto a V. E questa è la sequenza di lavorazione per tutto il giro. Lavoro le ultime 2 catenelle e chiudo il giro con una maglia bassissima sempre sulle 3 catenelle d'inizio giro. Lavoro una maglia bassissima nel secondo punto alto, un'altra la lavoro nello spazio successivo e inizio il 13° giro con 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e 2 maglie alte lavorate sempre nello spazio vuoto. 1 catenella di separazione e 3 punti alti nello spazio successivo. Una catenella, 3 punti alti nello spazio successivo. In questo giro andremo a lavorare solo negli spazi vuoti. Lavoro una catenella e lavoro 3 punti alti nello spazio vuoto. Così per tutto il 13° giro. Come potete vedere, il nostro cappello incomincia a prendere la sua forma. Lavoro l'ultima catenella di separazione e chiudo il giro sulle 3 catenelle d'inizio con una maglia bassissima. Andremo a lavorare il 14° giro allo stesso modo, quindi con delle maglie bassissime mi porto al centro del primo spazio vuoto disponibile e lavoro 3 catenelle per la prima maglia alta e 2 maglie alte nello spazio vuoto. 1 catenella di separazione e 3 punti alti nello spazio successivo. Anche in questo giro andremo a lavorare solo negli spazi vuoti. 1 catenella e 3 punti alti.
E così per tutto il giro. Vado a chiudere il giro lavorando l'ultima catenella di separazione e una maglia bassissima sulle 3 catenelle di inizio. Nel quindicesimo giro andremo a lavorare un giro di punto archetti di 5 catenelle e una maglia bassa lavorata nello spazio vuoto. Andiamo ad iniziare in questo modo. Faccio una catenella, entro con l'uncinetto nello spazio che si è creato nella chiusura del giro e lavoro una maglia bassa. E questo è l'inizio del quindicesimo giro. 5 catenelle. E una maglia bassa nello spazio successivo. Questo giro le maglie basse le andiamo a lavorare negli spazi vuoti saltando tutte e 3 le maglie alte. 5 catenelle, una maglia bassa nello spazio vuoto. 5 catenelle, una maglia bassa nello spazio vuoto e continuiamo per tutto il giro. Arrivati alla chiusura, vi farò vedere come chiudere. Vado a lavorare l'ultimo archetto di chiusura del giro in questo modo con 2 catenelle e una maglia alta doppia chiusa sulla maglia bassa iniziale. Carico 2 volte il filo e chiudo il giro lavorando la maglia alta doppia che mi va a formare l'ultimo archetto.